Sesta giornata di campionato, Napoli-Cosenza, gli azzurri pretendono la vittoria in casa, qui, al Pala Jacazzi. Oggi rientra Borruto, due assenti, Duarte e Mancuso. Peseranno queste assenze sicuramente, però vedo ragazzi carichi proprio per coprire le due assenze. Quarto pareggio degli azzurri ad Avellino, hanno sprecato tante occasioni. È un Napoli che al momento non riesce a concretizzare, è poco lucido sotto porta nonostante le tante occasioni create, però siamo fiduciosi per stasera. La forza c'è, la squadra tecnicamente è superiore a molte altre squadre. L'ultima cosa, gli ultimi minuti, viene a mancare. Sgomento e tristezza per quello che è successo fuori allo stadio di Avellino tra i tifosi del Napoli e i tifosi dell'Avellino. Non ci si aspetta che capitano questi avvenimenti. Lo sport deve unire, lo sport è gioco. Amici, sono col direttore sportivo Bossio Rocco del Cosenza. Il Napoli è una grande squadra, però il Cosenza sta dimostrando di avere ottime qualità. Per una neopromossa questo calendario è iniziato veramente con degli incontri difficilissimi. Abbiamo retto l'impatto con la Serie A e siamo qui a giocarci questa partita con il Napoli, squadra veramente fortissima, non a caso lo scorso anno semifinalista del campionato. Il Cosenza è una grande squadra, però il Napoli è il Napoli. Sì, assolutamente sì, forza Napoli. Forza Napoli. Forza Napoli! Sempre! Compagnia di Maurizio Mirarchi, io sono uno dei tre collaboratori di questo magnifico gruppo di bambini che sono i bambini di Bagnoli, l'Accademia della Futsal Napoli, nata quest'anno. Il concetto è di non farli correre solo dietro una palla, ma di farli crescere anche in maniera educativa e sportiva. A che età possono cominciare a fare il calcio a 5? Noi in pratica quest'anno abbiamo creato due gruppi, uno dai 4 agli 8 anni e poi abbiamo un gruppo dai 9 agli 11-12 anni. Per noi sono tutti i campioni, tornano sempre pieni di emozioni e ci chiedono quando è il prossimo allenamento. Un primo tempo del Napoli molto convincente. Sapevamo che era una partita molto combattuta, l'abbiamo approcciato bene, però adesso tocca continuare. Purtroppo negli ultimi secondi il Cosenza raggiunge il Napoli 3-3, un risultato un po' ingiusto perché questa sera al Pala Jacazzi un grandissimo Napoli, Napoli Futsal, una maglia, un popolo, linea non su.